Chiedetemi se sono felice. Guardate quanti chilometri come sale. Che goduria, sentitela, sentitela! Oggi davvero molto, perché mi trovo qui in pista Cervesina e avrò l'opportunità di provare lei! Proprio lei, stiamo parlando della Ferrari 488 pista, ma la pista pilota. Versione speciale, versione dedicata, riservata ai clienti che partecipano alle corse Ferrari, tipo il Ferrari Challenge, quindi macchina molto molto esclusiva. E monta il 3009 V8 da 710 cavalli, quindi parliamo di tantissima potenza. Oggi non sono stare attenti di una cosa, perché oggi monta delle Pilot Sport Cup 2R, gomma molto molto prestazionale, però se non va in temperatura è molto difficile, quindi i primi giri devono stare molto attenti. 2 secondi 8 a 0 a 100 e 340 km/h, però ora andiamo in pista. Sicuramente un grande onore, un privilegio provare ancora questa macchina, questa auto che conosco già bene, pista, piloti, tailor made, e andiamo a provarla in pista, che è la cosa che tutti vogliono vedere. Abbiamo delle gomme che dobbiamo scaldare molto bene, molto prestazionali, ma se vanno in temperatura, quindi con 2 gradi in pista non sarà affatto facile. Macchina che comunque mi fa tornare molti ricordi, ispirata alla 51 di F Corse con cui ho corso e ho vinto tanti campionati, e ringrazio tantissimo Amato come sempre, che è una grande famiglia per me. Ok, partiamo da Ital Race e poi andremo a togliere completamente tutti i controlli. Ok, vediamo un po' chi arriva, regoliamo bene gli specchietti. Mi raccomando, sempre tanto rispetto in pista, soprattutto quando abbiamo una pista. Scaldiamola bene, facciamo salire un attimo in temperatura il tutto. Sentiamo subito la potenza. Eccola, scaldare tutto. Motore, che è bello già caldo, che l'ho scaldata prima di entrare nel paddock. E no, soprattutto le gomme. Questa S molto precisa, subito si sente. Vedete quanto poco devo girare il volante, che lei subito va dentro come una vera e propria sportiva. Una delle poche macchine stradali che può permettersi di dire la sua in pista. Macchina sia collezionista, ma che ci può anche divertire molto. Sentite che potenza. Qua la chicane. Rispettiamola bene. ...220, 230, arriviamo qua, staccata forte. Ci prendiamo un po' il feeling, sfruttiamo bene l'uscita, che bella! Direi che già dopo un giro la macchina già cambia totalmente il grip, le gomme stanno già andando in temperatura. Cerchiamo di raccordarla e facciamo la cosa che tutti aspettavamo, tutto off. Ora diventa una grande macchina, bella cattiva. Stiamo attenti, e quando si va sul gas potrebbe avere meno trazione e scappare il dietro. Siamo di quarta qua. E parte ancora! Gomme, assetto allucinante, ma la potenza è tanta, quindi si deve comunque stare attenti. Molto importante lo sguardo, come vi dico sempre, anticipiamo il tutto con lo sguardo. Short shift! Arriviamo alla S qua. Se
taglia un po' sui cordoli. Uno, due, Fede, ultima curva, punto di corda molto anticipato perché poi si allarga. Gas, attenti sul gas e via, che goduria, sentitela, sentitela! A metà terza adesso, subito short shift, per chi non lo sapesse in gergo tecnico si cambia un po' prima del dovuto per avere un po' più di trazione, avere meno giri motore e quindi essere un po' più dolci. Mi sentite che mi sto divertendo come un bambino? Mi diverto sempre perché io ho lavorato per tanti anni, ancora adesso, come istruttore per Ferrari, macchine che conosco bene, ma mi diverto sempre tantissimo. Guardatelo, guardatelo quanti chilometri! Frenata allucinante, ragazzi, allucinante, efficienza quasi come una macchina da corsa. Ricordiamo che è una macchina praticamente derivata dalla pista, dal 488 Challenge. Ultimo giro, ultimo giro, Fede, ultimo giro. Bellissima, bellissima, bellissima! Oh yeah, oh yeah, man! Complimenti a Ferrari come sempre per queste belve bestioline, queste opere d'arti, soprattutto in questo caso che è una macchina veramente da collezione. Come sempre raffreddiamo, perché la cosa più importante, raffreddate bene, 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 prima di uscire dalla pista, che la macchina, come sempre, ve ne sarà grata. Ci sono poche macchine stradali che si comportano bene in pista. Una di quelle è proprio questa, 488 pista, 3009 V8, 710 cavalli. Box, box, box. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? La voglio riguardare per l'ultima volta, anche se la riuseremo per un altro video che vedrete prossimamente. Che gioiello, che gioiello! Mi avete sicuramente sentito felice, ma questo è proprio quello che ho provato io. Ringrazio ancora tantissimo per questa possibilità qua e non vi voglio spoilerare niente, però ci vediamo al prossimo video. Ciao!